Nel 1999, i crimini di Kerry Steiner turbano la quiete di un luogo paradisiaco. Questo genere di cose non succede. È stato orribile. I suoi delitti sconcertano gli inquirenti. Non c'erano prove e piste da seguire. L'improbabile assassino emerge dalle ombre della celebrità. Era sempre silenzioso. Non sapevi mai cosa pensava. Che cosa ha spinto Steiner a compiere atti così brutali? Anche da bambino aveva sempre in mente molestie e omicidi. Kerry Steiner è nato per uccidere. Dopo averla uccisa, si è meravigliato della bellezza del sorgere del sole sul bacino. Il parco di Yosemite è incredibile anche per noi che viviamo qui. Ci sono pareti di granito alte 900 metri e una vallata di 1,5 chilometri, con un bellissimo fiume. Si possono ammirare specie quasi estinte ed è veramente qualcosa di unico. È uno dei luoghi più belli del pianeta. Era considerato estremamente sicuro e privo di criminalità. Una delle zone più incontaminate del nostro paese. Attirava i turisti da ogni parte del mondo solo grazie allo splendido panorama e al fatto che fosse un'area sicura e immacolata dalla sconfinata bellezza. Nel febbraio del 1999, anche Carol Sund è attratta dalla pacifica maestosità di Yosemite. Carol era la terza di 5 figli. Era una persona speciale. Era avvocato per i bambini che avevano subito degli abusi. Si batteva per loro in tribunale. Si impegnava ad aiutare la comunità. Era questo che voleva fare nella vita, renderla migliore. Cercava di fare la cosa giusta. Insieme a Carol ci sono la figlia Julie, di 15 anni, e la 16enne Silvina Pelosso. Le due ragazze sono amiche fin da bambine. Julie e Silvina andavano molto d'accordo. Julie aveva una personalità molto forte. Era come Carol. Voleva sempre competere in tutto ed essere la migliore. Faceva parte delle cheerleader. Mi ricordo bene che quando aveva appena iniziato l'ho trovata seduta a terra e le ho chiesto: che cos'hai, Julie? E lei mi ha risposto: mi fa male tutto, mi fa male tutto. Perché non era abituata a quegli esercizi, a saltare su e giù. Ma poi le è piaciuto ed è diventata molto brava. La gita doveva essere una visita indimenticabile a una delle meraviglie naturali della California. Invece si trasforma in un tragico mistero che sconcerta la polizia per mesi. Inizialmente Carol, Julie e l'amica Silvina erano dirette a Stockton per visitare la University of the Pacific. Julie era una cheerleader e volevano dare un'occhiata al programma dell'Ateneo. Poi, dopo un giro all'università, sono venute qui, a El Portal, al Cedar Lodge, per le attività turistiche nel parco di Yosemite.
Dopo aver visitato il parco, devono riconsegnare l'auto noleggiata e incontrare il marito di Carol in aeroporto. Carol non si è presentata. Era strano, perché era sempre organizzata e puntuale. La polizia è immediatamente informata della scomparsa. Non c'erano molti indizi. Avevano lasciato la stanza in cui avevano alloggiato, ma non avevano fatto il check-out. Nella camera non è stata trovata alcuna prova. C'erano degli asciugamani bagnati a terra, ma nessun vestito. Gli asciugamani erano bagnati come se qualcuno li avesse usati poco prima di andarsene. Sembrava come se qualcuno fosse stato lì e se ne fosse andato. Non c'erano indizi, non c'erano prove. Carol, Julie e Silvina sono svanite nel nulla. Era inverno, le strade erano innevate e molte di quelle tortuose da e per gli Yosemite erano pericolose per via delle curve. Inizialmente abbiamo pensato a un incidente, che fossero uscite di strada e che fossero rimaste bloccate nell'auto. La scomparsa delle turiste sconvolge le autorità e dà il via a una massiccia operazione di ricerca e soccorso. Le hanno cercate. Inizialmente non si è pensato all'omicidio. La squadra di ricerca e soccorso le ha cercate dappertutto, in lungo e in largo. Si cercava nei fiumi e ai cigli delle strade perché c'erano centinaia di chilometri di strade tortuose. Ho preso la macchina e sono andato a cercarle. In auto avevo corde, coperte e pistole, qualsiasi cosa, perché non sapevo cosa aspettarmi. È un terreno molto accidentato, pericoloso e selvaggio. Avevo paura. Sono stati coinvolti anche i mezzi della Marina. Un aereo sorvolava la zona. È stata una ricerca serrata. Il mistero fa notizia in tutto il paese. Che io ricordi, nessuna sparizione ha mai ricevuto così tanta attenzione da parte dei media. Da quando, 27 anni prima, è avvenuta una scomparsa in una vicina città? Nel 1972, Steven Steiner, 7 anni, sparisce in modo simile, senza lasciare tracce. Steven stava tornando da scuola. Camminava su una strada chiamata Yosemite Parkway. È la strada che facevamo ogni giorno per andare alla scuola elementare che si trova laggiù. Quando Steven Steiner è stato rapito, era più o meno in quest'angolo. Me lo ricordo benissimo. Avevo 5 anni ed è uno dei primi ricordi di un fatto di cronaca. Forse perché i miei non ci hanno fatto più andare a scuola a piedi. È stato un crimine orribile e temevano che potesse succedere anche a noi. I canali nazionali come l'ABC, la CBS e la NBC sono venuti a Merced a intervistare i cittadini e le forze dell'ordine. Era coinvolta anche l'FBI. Sì, era una cosa immensa. Io e un gruppo di amici abbiamo iniziato a cercarlo. In città lo cercavano tutti. Il fatto non colpisce soltanto la famiglia di Steven, ma l'intera comunità. Questa è Betty Street, dove sono cresciuti Kerry e la sua famiglia, mentre io vivevo dall'altro lato. Una volta il quartiere era diverso. C'erano molti più bambini in giro, era allegro, mentre oggi è più controllato rispetto ad allora. La madre di Steven ha lasciato la sua stanza esattamente com'era il giorno in cui è sparito. Non è più entrato nessuno, perché era la stanza di Steven. Ma ogni tanto il padre si affacciava e restava fermo sulla porta a guardarsi intorno, pensando al figlio. La sparizione segna profondamente il fratello maggiore di Steven Steiner, Kerry. Un giorno io e Kerry eravamo seduti nel suo giardino e io ho iniziato a parlare del fratello.
Lui ha risposto, ma si capiva che non volesse toccare il discorso. Era passato poco tempo e gli faceva male. Sembrava come se da fratello maggiore sentisse che avrebbe dovuto fare qualcosa di più, anche se non c'era niente che avrebbe potuto fare. Carrie e gli altri cercano Steven in lungo e in largo, ma sembra essere scomparso. Dopo 7 anni quasi tutti avevano perso la speranza di poterlo trovare o che fosse vivo. Ma la storia di Steven Steiner ha una svolta drammatica. E all'insaputa di tutti è collegata alla sparizione delle turiste del parco di Yosemite 20 anni dopo. Febbraio 1999. Carol Sund, la figlia 15enne Julie e l'amica di 16 anni Silvina Pelosso scompaiono misteriosamente durante una gita nell'imponente parco nazionale di Yosemite, in California. Per trovarle viene organizzata una massiccia spedizione di ricerca. Quando Carol e le ragazze sono scomparse, che si trattasse di un incidente o di un crimine, lo scopo principale era quello di trovarle. Le hanno cercate in lungo e in largo, in tutto il parco di Yosemite. La gente le cercava in ogni canyon e in tutto il parco. Eravamo convinti che avessero avuto un incidente. Ho guidato su e giù per i fiumi in cerca di una macchina. Sono entrato nei boschi. Ho parlato con chiunque incontravo. Nonostante le ampie ricerche, non c'è traccia delle tre o dell'auto. Si inizia a pensare seriamente al rapimento o all'omicidio. Secondo me, si inizia sempre dall'ultimo posto in cui sai che sono state le vittime. E in questo caso, sapevamo che si trattava del Cedar Lodge. Il Cedar Lodge è uno dei due grandi motel che si trovano all'entrata del parco, a El Portal. Non c'è molto lì, è un posto isolato. E d'inverno è praticamente vuoto. Il padre di Carol ha dei sospetti riguardo a quello che è successo al motel. Ho guardato in tutti i secchi della spazzatura in cerca di lenzuola insanguinate. Poi ho attraversato il parco e ho fatto la stessa cosa. Ho visto che c'era un addetto alla manutenzione che mi spiava da dietro gli angoli, restando semi-nascosto. E non mi è sembrato un comportamento normale. Così ho chiesto di indagare su di lui. Non credo facesse parte della procedura e nessuno l'ha mai fatto. Quell'uomo misterioso è il 36enne Carrie Steiner. Non c'era una scena del crimine, quindi tutti credevano che si trattasse di un incidente d'auto, che fossero cadute accidentalmente da una scarpata o cose simili. Ma la storia insegna che qualcuno ritenuto scomparso per sempre può ritornare. Nel 1972, Steven Steiner, 7 anni, scompare dalle strade di Merced. Nel 1979 avviene l'impensabile. Steven ritorna, portando con sé Timmy White, 5 anni. È una storia di 7 anni di prigionia, nelle mani del pedofilo Kenneth Parnell. Il ritorno di Steven ha fatto scalpore. C'erano giornalisti ovunque. Nel suo giardino ci saranno state almeno 300 persone. Erano tutti felici. Ma si chiedevano, dove è stato per tutto questo tempo? Steven è stato molestato sessualmente dal giorno del rapimento. Quando è cresciuto e ha raggiunto l'età in cui non attraeva più sessualmente il suo molestatore, lui ha preso un altro bambino, Timmy White. Steven si è reso conto di cosa stava succedendo e non voleva che ci fosse un'altra vittima. Così sono scappati.
Ha avuto il coraggio di prendere il bambino e fuggire, portando in salvo entrambi. Questo parco è stato intitolato a Steven. È diventato immediatamente un eroe e una celebrità quando ha fatto ritorno a Merced. Hanno fatto un film e scritto libri su di lui. È stato coraggioso, un eroe. Vent'anni più tardi, nel 1999, la storia del miracoloso ritorno di Steven a Merced diventa leggenda e dà un barlume di speranza alle famiglie di Carol, Julie e Silvina. Ma dopo più di un mese senza neanche un avvistamento, le indagini cominciano ad affievolirsi. Siamo andati a incontrare gli agenti dell'FBI nel loro quartier generale in un hotel di Modesto e ci hanno detto che avrebbero smesso di cercare e che avrebbero archiviato il caso. Ma quando siamo entrati, i telefoni hanno iniziato a squillare. Ricordo che il vice sceriffo è tornato dicendo che avevano trovato una macchina. Non sapevano cosa fosse successo, ma è stato allora che c'è stata una svolta. Eravamo vicini. Quando siamo arrivati sul posto, nella contea di Tuolmne, l'auto era letteralmente divorata dalle fiamme. L'incendio era così intenso da bruciare i rami degli alberi sopra l'auto fino a 7 metri di altezza. È stato stimato che la temperatura ha raggiunto circa 1100 gradi. Era tutto liquefatto. La vernice della macchina, le ruote, i cerchioni, sembrava un grande ammasso di ferraglia squagliata. Nell'auto non c'erano corpi. Era stata bruciata a temperature altissime. Non ci spiegavamo come avrebbero potuto trovarsi lì, a chilometri di distanza e in un'area completamente diversa rispetto a quella in cui erano state viste l'ultima volta. La squadra dell'FBI ha iniziato a perlustrare la macchina. Sono entrati e poi hanno aperto il bagagliaio. Dentro c'erano due cadaveri. Hanno trovato due scheletri nel portabagagli, a dimostrazione che c'erano due persone. I corpi vengono identificati. Appartengono alla 16enne Silvina Pelosso e alla 43enne Carol Sund. Della 15enne Julie, nessuna traccia. Sul sentiero sono stati trovati dei vestiti e delle scarpe, il che faceva pensare che qualcuno se ne fosse andato e che Julie Sund potesse essere ancora viva. In quel momento la famiglia ha avuto un barlume di speranza. Noi lavoravamo in modo quasi frenetico perché pensavamo che ci fosse una terza vittima e volevamo cercare di ritrovarla. Mentre proseguono le ricerche, la scoperta dei cadaveri getta nel panico i cittadini di Yosemite e delle aree circostanti. La gente che viene a Yosemite non se lo aspetta. È come andare a Disneyland, non ti aspetti che ci siano dei crimini. Tutto sembra essere perfetto, il panorama, gli animali, le persone. È questa l'impressione che si ha. Questo genere di cose non succede. È stato sconvolgente, molto spaventoso. Tra gli abitanti che devono convivere con l'atmosfera di terrore, c'è la 26enne Joy Armstrong. È cresciuta con delle paure da superare. Se qualcosa la spaventava, doveva impegnarsi 10 volte più degli altri. Joy supera tutte le sfide e realizza il suo sogno di diventare insegnante al Parco Nazionale di Yosemite.
Era una naturalista che lavorava al parco di Yosemite e abitava insieme a un'altra signora in una baita isolata in cui hanno sempre vissuto nel corso degli anni le insegnanti del parco. Era immersa in una splendida prateria. Joy era molto felice nel parco di Yosemite. Amava il suo lavoro e lo faceva davvero molto bene. Era ironica e molto creativa. Ballava il tip-tap con gli scarponi per i suoi studenti. Faceva tutto con allegria. Era fantastica. Le ricerche della quindicenne scomparsa, Julie Sund, non portano da nessuna parte. Gli inquirenti scoprono dei negativi vicino all'auto bruciata e sviluppano le foto nel tentativo di ottenere qualche indizio. Gli scatti mostrano le tre che si divertono durante la gita a Yosemite, il ritorno all'hotel Cedar Lodge e poi nient'altro. La risposta all'enigma è dunque nell'albergo. Io e il cuoco eravamo fuori a parlare degli omicidi con il manutentore e gli ho detto che la cosa peggiore era che l'altra ragazza ancora non era stata trovata. I suoi genitori avevano ancora una figlia scomparsa. Era terribile. Il manutentore con cui stanno parlando è Kerry Steiner. E lui mi ha risposto, sì, so bene cosa vuol dire. Anni fa mio fratello è scomparso da Merced. Gli ho detto che secondo me la cosa peggiore per un genitore è non sapere dov'è il proprio figlio. E poi un paio di giorni dopo è stata spedita una lettera. Il rapitore di Julie dà una terribile svolta, rivelando dove si trova la ragazza. Le turiste Carol Sund, Julie Sund e Silvina Pelosso sono scomparse da oltre un mese quando il 18 marzo del 1999 la loro auto viene trovata carbonizzata con i cadaveri di Carol e Silvina nel bagagliaio. Ma di Julie, la figlia quindicenne di Carol, nessuna traccia. Gli inquirenti credono che sia prigioniera da qualche parte. L'FBI e il dipartimento dello sceriffo di Mariposa stavano ancora cercando qualsiasi traccia di Julie. Nel frattempo è stata spedita una lettera al quartier generale dell'FBI. Non era firmata, ma era stata inviata alla squadra speciale che si occupava delle ricerche e conteneva una mappa disegnata a mano del bacino idrico di Don Pedro. Dovrebbe essere da questa parte. Mi sembra familiare. Ecco. Ci siamo. Il posto è questo. Hanno trovato una lettera che indicava dov'era Julie. L'abbiamo ritrovata così. Se guardate bene, si vede un sentiero. Sì, la mappa conduceva qui. L'FBI ha portato un cane in questa zona e lui ha individuato subito il corpo di Julie. Aveva la gola tagliata. È stato molto difficile sapere che avevano rinvenuto il cadavere e ormai sapevamo che non c'era più speranza. No. È davvero dura. È chiaro che il cadavere di Julie giaccia lì da più di un mese. Ma dopo qualche settimana, l'FBI rilascia un comunicato che inizia a dissipare il terrore che aveva attanagliato la comunità. La patente di Carol Sund è stata trovata a Modesto da dei bambini che passavano vicino a un grande incrocio. I sospetti cadono su un gruppo di noti utilizzatori di metanfetamina. Uno di loro sembra fare dichiarazioni incriminanti. A Modesto sono state arrestate tre persone che erano in libertà vigilata e l'FBI ha fatto capire che non c'era pericolo.
Erano in custodia. Non c'era niente di cui preoccuparsi. È una notizia rassicurante per la naturalista Joy Armstrong. La sua migliore amica mi ha detto di aver chiesto a Joy se avesse paura lì a Yosemite. L'ho fatto anch'io quando sono andata a trovarla, a causa della donna che era stata uccisa nel motel. Ma lei mi ha detto, no, hanno arrestato i responsabili. È su tutti i giornali. Li hanno presi. Sono nel carcere di Modesto. A quel punto la gente del posto era sollevata. Non era nessuno di noi, nessuno dei residenti. Non era qualcuno della comunità ancora a piede libero. Ma nel luglio del 1999 tutto cambia. Ero tornata a casa dal lavoro e hanno bussato alla porta. Era un agente che mi ha detto di aver ricevuto una chiamata da Yosemite e volevano che richiamassi. E così ho telefonato e qualcuno mi ha detto: sa se sua figlia è scomparsa? Ho risposto no. Joy Armstrong è scomparsa a luglio. Doveva andare alla baia, ma non è mai arrivata e gli amici ne hanno denunciato la scomparsa. Le autorità di Yosemite sono andate alla baita e hanno trovato la sua auto, ma di lei nessuna traccia. Sul veicolo erano stati caricati i bagagli e questo aveva fatto scattare l'allarme. Oltre il campo, i ricercatori fanno una triste scoperta. Hanno trovato un cadavere vicino al torrente, non lontano dalla casa. Nonostante i suoi tratti distintivi, le autorità non riescono a identificare il corpo come quello di Joy. Ho dovuto chiedere, aveva i capelli rossi? E hanno risposto che non lo sapevano. E che mi avrebbero richiamato. È stato raccapricciante, davvero terribile per tutte le persone coinvolte. Ero all'aeroporto di San Francisco e ho pensato di dare un'occhiata ai giornali. Ho letto naturalista di Yosemite. Decapitata. L'ho saputo così. La testa è stata ritrovata in un secondo momento. Era il secondo caso nel parco di Yosemite ed è scattato l'allarme. I residenti e le autorità hanno iniziato a chiedersi se si trattasse di un serial killer. Poi gli inquirenti trovano una pista. Un pompiere che si stava recando alla serra il giorno in cui Joy è scomparsa ha notato un SUV raro della International Harvester. Le autorità hanno subito emesso un mandato di ricerca sul veicolo e, controllando i registri, hanno visto che nella zona di Yosemite c'erano solo due di queste auto. Il proprietario del mezzo è il manutentore del Cedar Lodge Motel. Il suo nome è Kerry Steiner. Si tratta del fratello maggiore di Steven Steiner.
il famoso bambino rapito 27 anni prima. Questo è il liceo di Merced. Carrie e io siamo stati compagni di classe per 4 anni. È lo stesso che ha frequentato anche Steven quando è tornato. Matt Cohn frequenta la stessa chiesa mormone di Carrie Steiner e sono amici dall'età di 10 anni. Carrie piaceva a tutti. Non aveva problemi e difficilmente litigava con qualcuno. Era un tipo creativo e si occupava della parte artistica degli annuali scolastici che facevamo qui. Collaborava anche al giornalino della scuola. Disegnava molte vignette artistiche per la rivista. A pensarci è davvero pazzesco. Era bravissimo nel disegno a mano libera. Era un tipo tranquillo, ma ha sempre avuto un lato oscuro, un non so che di malizioso. Non sapevi mai cosa pensava. Gli è stato diagnosticato un autismo ad alto funzionamento, dovuto probabilmente alla sindrome di Asperger. Si ha difficoltà a capire le persone affette da questo disturbo, perché non hanno la nostra stessa profondità emotiva, la stessa capacità di interagire socialmente con gli altri o di capire le emozioni altrui. I genitori hanno fatto del loro meglio per i loro figli. Erano sempre puliti, ben nutriti e amati. Lui non sembrava avere particolari disturbi finché Steven non è stato rapito. Il rapimento di Steven ha un profondissimo impatto sulla famiglia Steiner. La famiglia ha trascorso gran parte dell'infanzia di Carrie e del suo tempo libero a cercare il fratello, e le ricerche dominavano le sue giornate e quelle dei genitori. Ma sembra che i problemi di Carrie Steiner abbiano avuto inizio prima della sparizione del fratello. Aveva un disturbo chiamato tricotillomania, l'abitudine di tirarsi i peli o i capelli. È un'ossessione che l'ha accompagnato per tutta l'infanzia. Si tirava nervosamente i capelli. Spesso a scuola indossava il cappello e diceva che era perché stava diventando calvo come il padre. Il fatto che Carrie Steiner soffrisse del disturbo compulsivo di tirarsi via ciocche di capelli è indice di agitazione e forse di ansia, ma segnala qualcosa anche a livello fisiologico. In lui c'era qualcosa di sbagliato, di sbilanciato. Il fratello maggiore dell'eroe, Steven Steiner, è il principale sospettato dell'omicidio della naturalista Joy Armstrong. L'agente dell'FBI, Jeff Reineck, deve prelevare Carrie per portarlo negli uffici dell'FBI per un interrogatorio. Si dimostra un incontro fatidico. Sembra quasi che l'agente senta il bisogno di aprirsi con me. Riesco a creare una certa intimità emotiva con le persone che interrogo perché traspare il mio reale interesse nei loro confronti. Lui e Reineck hanno iniziato a parlare del fratello. Jeff Reineck è un detective e ha lavorato per anni con l'FBI sui casi di rapimento, quindi voleva sapere da un punto di vista professionale come la famiglia Steiner era stata trattata dalle forze dell'ordine. Mi ha detto che Kenneth Parnell e il suo socio, i responsabili del rapimento di Steven, erano stati condannati a soli 7 anni, tanti quanti la prigionia del fratello, e non lo trovava giusto. Sinceramente sono d'accordo con lui. Gli ho raccontato le esperienze che avevo accumulato lavorando su questi casi, come mi avevano segnato e come le avevo superate. Gli ho consigliato una terapia psicologica. Si vedeva che stava male. Per Carrie Steiner, il ritorno del fratello Steven è stato tanto traumatico quanto la sua scomparsa. Ci sono stati momenti in cui lo hanno creduto morto. Sono dovuti andare avanti con le loro vite. Poi, improvvisamente, è tornato. E non solo. Ha fatto notizia in tutto il mondo. Durante una conferenza stampa in cui Steven e la famiglia davano la notizia, anche Carrie era presente. Ma a un certo punto si è allontanato dalla folla e se n'è andato. Molto probabilmente sono affiorate la rabbia e il risentimento.
La sensazione è che nessuno si occupasse più di lui. Probabilmente si è anche chiesto se il padre avesse preferito che fosse successo a lui piuttosto che a Steven. È il classico pensiero del fratello invisibile. Dopo il ritorno del fratello, le ambizioni di Cary Steiner di diventare un fumettista di successo cominciano a svanire. L'ultima volta che ho visto Cary Steiner è stato circa 3 anni dopo il liceo. Io lavoravo in un ristorante del posto. Lui è entrato e ha iniziato a dirmi che voleva avviare una religione, che permetteva l'uso di marijuana e che abbracciava alcune credenze mormoni alle quali si era avvicinato. Credeva nella poligamia. E io l'ho guardato un po' sorpreso. Come ti è venuto in mente? Era molto strano. Nel 1989, quando Cary ha 27 anni, il fratello Steven muore in un incidente con la moto. 10 anni dopo, Cary lavora come manutentore ed è il principale sospettato di un brutale omicidio. Negli uffici dell'FBI chiede di poter parlare, da solo, con l'agente Jeff Reineck. Quando sono entrato, Cary era seduto in mezzo alla stanza ed era rivolto verso un angolo. Era curvo e non aveva un bell'aspetto. Così gli ho chiesto: che cos'hai? Che succede? Mi ha risposto: sono una persona cattiva. Ho fatto delle cose cattive. A volte penso alla pace e all'amore nel mondo, altre che potrei uccidere chiunque. Allora gli ho detto: Cary, la gente fa delle cose cattive, ma non significa che siano persone cattive. I buoni fanno continuamente cose cattive. E lui ha detto: ti confesso tutto quanto. E nelle 6 ore successive, Cary Steiner ci ha raccontato come ha rapito e ucciso le 4 donne. Le rivelazioni di Cary Steiner sconvolgono le famiglie delle vittime e scioccano l'intera comunità di Yosemite. Nel 1999, il manutentore Cary Steiner confessa di aver ucciso brutalmente la naturalista Joy Armstrong e le turiste Carol e Julie Sund e Silvina Pelosso. Steiner descrive le sue azioni scendendo nei dettagli più sconvolgenti, ammettendo anche di avere avuto fantasie violente dall'età di 7 anni. Ha ammesso di averle avute per tutta la vita. Persino da bambino aveva pensato all'omicidio e alle molestie. Cary Steiner ha deciso consapevolmente di soddisfare le sue fantasie. Lo ha deciso un anno prima di metterle in pratica. Nel febbraio del 1999, Steiner decide che è arrivato il momento. Stava con una ragazza che aveva 2 figlie piccole. È sempre stata una sua fantasia molestare e uccidere 2 bambine. È andato a casa della sua ragazza il giorno di San Valentino con l'intenzione di uccidere lei e le figlie. Ma c'era un altro guardiano e non ne ha avuto l'occasione. Così Steiner se n'è andato ed è tornato al Cedar Lodge, pronto ad agire. Stanza 509. Ha sbirciato dentro perché la tenda era leggermente scostata e ha visto Carol e le ragazze. Era quello che aspettava. Steiner riesce a entrare con la scusa di controllare una perdita. Dopo aver legato Julie in un'altra stanza, strangola la madre Carol e l'amica Silvina. Poi aggredisce e stupra Julie. Al mattino mette Carol e Silvina nel portabagagli della loro auto e si prepara a partire con Julie. È tornato nella stanza, ha fatto le valigie e le ha caricate in macchina. Poi ha bagnato gli asciugamani e li ha lasciati per terra per far credere che se ne fossero andate in fretta. Poi ha percorso la 49 con Julie sul sedile del passeggero e Carol e Silvina morte nel baule dell'auto. Successivamente, il detective dell'FBI, Jeff Reineck, ha fatto percorrere a Cary Steiner la stessa strada di quella mattina. L'ha portata qui. Quando è arrivato era ancora buio.
Immaginate come ci si possa sentire a stare con una temperatura di 2 gradi, senza sapere dove siano tua madre e la tua amica, con indosso solamente una copertina rosa, dopo essere stata aggredita sessualmente per 2 o 3 ore di fila. Non credo sia possibile immaginare un tale livello di terrore. Poi hanno accostato qui. Vedete i fiori? Sono in sua memoria. È sceso e ha percorso il sentiero, trascinandola qui. L'ha portata di peso. L'ha fatta sdraiare sulla coperta, si è messo accanto a lei e le ha detto che l'amava e che avrebbe voluto che tutto fosse diverso. Ha visto che stava facendo giorno e si è reso conto di non poter continuare. Così, a quel punto, l'ha fatta mettere seduta e l'ha uccisa. Dopodiché, con il corpo che giaceva qui, si è meravigliato della bellezza del sorgere del sole sul bacino. Steiner è un assassino perverso e senza scrupoli, che ha ingannato tutti coloro con cui è entrato in contatto. Quando viene rivelata la sua identità, tutta la comunità resta sbigottita. Era davvero strano. Mi vengono i brividi quando ricordo di averci parlato. L'ho visto in televisione. Ho guardato i suoi occhi perché gli avevano fatto un primo piano. Ma ho notato solo che aveva uno sguardo vuoto. Non traspariva alcun pensiero, né personalità, niente. Era sconvolgente. La confessione di Steiner porta a un ergastolo per l'omicidio di Joy Armstrong e alla pena di morte per gli omicidi di Carol Sund, Julie Sund e Silvina Pelosso. Ma quest'uomo, che ha ingannato amici, familiari e forze dell'ordine per così tanto tempo e che ha dichiarato di avere fantasie omicide dall'età di 7 anni, è nato per uccidere. Secondo me, Carrie Steiner aveva delle fantasie sessuali e ciò che rende diversi lui e gli altri serial killer è il fatto di realizzarle pur sapendo di oltrepassare il limite, di togliere la vita a qualcuno o di compiere azioni illegali. In giro ci sono moltissimi individui con le stesse fantasie oscure e perverse, fantasie sessuali violente, ma che non agiscono mai, tenendosele dentro per tutta la vita. Pensate a un bambino di 7 anni che ha la fantasia di uccidere delle donne. Da dove proviene? Sono iniziate in tenera età, non sono mai cambiate nel corso della sua vita e non le ha mai superate, lasciandosele alle spalle. Sono rimaste con lui, quindi in questo caso è nato per uccidere. Chiaramente le influenze culturali gli hanno dato la possibilità di portarle a compimento. Attualmente Carrie Steiner si trova nel braccio della morte di San Quintino ed è diventato famoso tanto quanto il fratello. Ma il ricordo che lascia è quello di 4 vittime innocenti. Sulla lapide di Carol c'è scritto: «I ricordi che porti nel cuore vivono per sempre». Credo che la città ricordi molto bene Carol, così come i suoi figli e tutti noi. Ho ricevuto molte lettere e l'Istituto Nazionale di Yosemite ha iniziato a ricevere fondi. È stata creata un'associazione chiamata Armstrong Scholars che mira a dare più potere alle donne per far sì che inizino a credere di più in loro stesse e a pensare di potercela fare. In questo modo lei è ancora presente e continua ad aiutare le persone. Ma preferirei averla qui.